Bentornati cari amici anche questo mercoledì per un nuovo video. Oggi mi trovo a Enjoy Collio Experience, una manifestazione a Gorizia per la valorizzazione delle ricchezze vitivinicole e gastronomiche del nostro territorio. Non mi dilungo in ulteriori parole, ma vi lascio al video. Buone interviste! Con Stefano Zagner, assessore all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, oggi Premio Collio 2018, agricoltura in Friuli Venezia Giulia che è un connubio fra innovazione e tradizione. Sì, assolutamente vero. Oggi nella situazione attuale credo che la situazione particolare che premia il produttore è quella di riuscire a innovare mantenendo nel contempo la tradizione del proprio prodotto e specialmente rimanendo nel contesto del proprio territorio. Questo non vuol dire che ci si deve mantenere ancorati ad uno stretto mercato, anzi assolutamente no, è anzi necessario avere ed ampliare le collaborazioni con tutto il sistema Friuli Venezia Giulia, perché questo sistema sarà quello che consentirà poi di avere una penetrazione nei mercati, specialmente in quelli internazionali. Però è altrettanto vero che avere uno spirito che riesce a coniugare innovazione e territorio, innovazione e tradizione, sarà la scelta vincente per riuscire ad avere una proposta assolutamente di attrattiva, una proposta di elevata qualità, una proposta che consenta a questi territori di continuare a espandere il loro mercato, ma specialmente di essere attrattivi per i turisti, per essere attrattivi per i cittadini del nostro paese che comunque vorranno venire qui, ma specialmente dare alla nostra popolazione una società che migliorerà in continuo e che potrà continuare quindi a migliorare. Con Chiara Canzoneri, vicepresidente dell'associazione Gorizia a tavola, oggi a Enjoy Collio Experience per show cooking con dei giovani chef. Chiara, come coniugare tradizioni e innovazioni in cucina? Sicuramente questo evento fa da padrone appunto a questo connubio e ne abbiamo la testimonianza con questi due giovani chef che arrivano da Dubai e che porteranno la loro visione di cucina a noi italiani. Io porterò personalmente un piatto, diciamo, autoctono, rivisitato con i prodotti locali del territorio, cosa importantissima vista la ricchezza del nostro territorio. In entrambi i casi vi mostreremo com'è facile l'abbinamento con i vini del nostro territorio, appunto, vini che grazie anche a questi contest e a queste interpretazioni estere verranno sicuramente portati anche al di fuori delle nostre mura, e questo è motivo di orgoglio sicuramente. Continua questa esperienza Enjoy Collio Experience con Silvestro Primosic della cantina Primosic. Quanto è importante questo genere di eventi per la valorizzazione del Collio? Penso che questo è uno dei eventi più importanti. Sono sicuro che ci dovrebbero essere diversi, cerchiamo di fare il nostro meglio possibile, e già dagli anni 64 che abbiamo iniziato essere presenti e valorizzare anche il territorio, e questo è uno di quei eventi di grande importanza. Speriamo che in futuro possiamo avere altre opportunità di poter anche all'estero fare questi interventi. Ecco, perché ritiene che questi eventi siano importanti? Beh, danno un lustro sì alla zona. Il nostro, come Consorzio Collio, primo del Friuli Venezia Giulia, per sopravvivere deve essere sempre presente e sempre portare in alto la bandiera sia del territorio sia dei nostri vini.
anche per questo mercoledì il video è finito, mi auguro che sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici. Per informazioni, qualsiasi cosa, scrivete un commento, sarà un piacere per me rispondervi. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, sempre su questo canale YouTube, e mi raccomando, iscrivetevi. Ciao!